Allora, seconda parte della mattinata. Metto in un ordine cronologico, chiamata cronologia dello sviluppo, tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Quindi, che cos'è la fase di sviluppo di un progetto? La fase di sviluppo di un progetto che parte appunto dall'idea e si ferma quando, secondo voi, lo sviluppo del progetto? Progetto finito. A progetto finito, lo sviluppo. Sceneggiatura, ok. Finita. Quando hai trovato tutte le risorse, hai realizzato tutto e sei pronto per girare. Perfetto. Inizia il primo giorno delle riprese, finisce il primo giorno delle riprese, diciamo come convenzione. Il periodo dello sviluppo di un progetto inizia con l'idea e finisce il primo giorno delle riprese. All'interno del periodo di sviluppo noi sviluppiamo tutta una serie di iniziative tese a costruire il progetto da un punto di vista creativo, artistico, la sceneggiatura, la scrittura, eccetera, tutta una serie di attività intese a costruirlo dal punto di vista finanziario, manageriale, tutto quello di cui abbiamo parlato adesso in varie cose sparse, lo mettiamo cronologicamente. Allora, questo l'ho elaborato sulla base della mia esperienza, sulla base di quello che facciamo appunto a Maya Workshops nel progetto, nel programma di formazione, ma è il percorso del produttore. Quindi mettetevi il cappello da produttore adesso, cercate di capirlo dal punto di vista di chi, come dicevamo prima, è l'imprenditore del progetto, è il regista del progetto, se vogliamo. A me piace dire che il regista, no, è il regista del film, quindi dirige, programma, coordina, mette di suo nel film. Il produttore è il regista del progetto. Cioè, il progetto che include il film, ovviamente, è il produttore che collabora con il regista per aiutarlo ad esprimere la sua visione nel film. Però tutto quello che viene prima, che viene dopo, che viene durante il periodo delle riprese, è responsabilità del produttore che gestisce, quindi è l'imprenditore del progetto. Allora, adesso questo l'ho messo su un PowerPoint che appunto poi vi do, quindi non vi state a preoccupare di scrivervi le cose. L'ho semplificato in questo modo perché normalmente vado in giro con una busta piena di pennarelli colorati che vedete qua e lo faccio, insomma, no? Posso anche esprimermi creativamente in questo modo se volete, però poi non vi rimane nulla, quindi ho preferito trasporlo su un PowerPoint che poi vi lascio. Vedrete che appunto sono diversi colori. No? Sono colori che corrispondono a diversi cappelli. Adesso mano a mano che vengono ci ragioniamo sopra e capiamo a che cosa corrispondono. Allora, si vede malissimo, questo giallo non è una buona idea. Comunque abbiamo qui l'idea che è il punto di partenza, no? Punto di partenza che può originare da moltissime fonti diverse. L'idea può venire dal produttore stesso, no? Può succedere che appunto sia stato intrigato da una notizia che ha letto sul giornale, una storia che gli è capitata o che gli è stata riferita da qualcuno, no? Un'idea che nasce appunto dal produttore, dipende dal tipo di produttore, dal tipo di appunto immaginazione e risorse creative che possiede. L'idea può venire da altri, può venire nel vostro caso appunto da un amico, da qualcuno che vi porta un progetto, un documentarista che dice no, ho visto, sono interessato da questo tema, è una cosa che voglio approfondire. E quindi è sicuramente una questione creativa l'idea a cui facciamo seguire un periodo di ricerca, no? Ricerca per capire quante altre idee di questo genere ci sono in giro, chi le sta sviluppando, è un'idea che appunto si può approfondire, nel caso dei documentari non ne parliamo, insomma possono partire ricerche storiche, bibliografiche, di archivi o di i personaggi, come lo articolo, insomma un tema molto specifico, da che punto di vista voglio affrontarlo, quindi
ricerche che possono essere sia di archivio storico che semplicemente appunto di parlare con la gente e capire in che contesto si inserisce questa idea, che senso ha svilupparla. E questo lo può fare il produttore stesso, può farlo insieme a qualcuno, può delegare qualcuno per farlo, no? Il momento in cui abbiamo l'idea, abbiamo strutturato intorno all'idea una base, insomma, su cui poggiarla, ci dobbiamo armare di qualcuno che sappia scriverla, perché finché non è scritta, quest'idea rimane un'idea, rimane una chiacchierata che possiamo fare appunto la sera a cena, ma com'è la nostra idea, chiacchierando la sera a cena, può essere presa da qualcun altro e sviluppata da qualcun altro. Quindi finché non abbiamo, appunto, l'abbiamo consolidata su un pezzo di carta con una base di scrittura, insomma, non diventa nulla di gestibile, di concreto. Quindi a questo punto o abbiamo la fortuna di saper scrivere noi o dobbiamo cercare qualcuno che lo faccia, no? Io lo chiamo scouting, insomma la ricerca di uno sceneggiatore. Nel caso dei film di finzione è ovvio che assume una valenza non ancora più importante questa cosa, perché io non sono in grado di scrivere una sceneggiatura, posso scrivere volendo un soggetto, una pagina per spiegare di che si tratta, cioè la mia idea, ma sicuramente se cominciamo a parlare di una sceneggiatura. Non mi sono mai provata in questo campo, non è escluso che un giorno ci si provi, però non è la mia specialità. Quindi vado a cercare uno sceneggiatore, no? Nel caso in cui l'idea nasca da un libro, no? Nasca da una cosa già scritta da altri, mi devo anche preoccupare di capire se questo libro è disponibile per essere appunto traslato in una sceneggiatura, no? E allora mi armo di una cosa legale che si chiama un'opzione, no? Sto parlando cinese o qualcuno sa che cosa? Sapete? Finora va bene. Ok, l'opzione è il primo passo per l'acquisizione dei diritti su un soggetto, un libro, cioè qualcosa di preesistente, già scritto, no? Quindi, nel caso di un adattamento di un libro per il cinema, io mi devo rivolgere non allo scrittore normalmente, ma alla casa editrice. La casa editrice è quella che detiene i diritti di pubblicazione del materiale dello scrittore. In rarissimi casi lo scrittore rimane proprietario dei diritti cinematografici, ma spesso, diciamo nella maggior parte dei casi, vengono ceduti alla casa editrice. Ci sono alcune situazioni, non so, Calvino per esempio non ha mai ceduto i diritti di trasposizione cinematografica perché lui sosteneva che no, il suo modo di esprimere quello che voleva esprimere era nei libri. Se qualcuno voleva farci un film doveva convincerlo talmente bene no, delle possibilità che aveva di renderlo come lui lo pensava che doveva rivolgersi a lui direttamente, mantenne sempre i diritti e ce l'ha attualmente la moglie e la figlia. Tant'è che non avete mai visto un'opera tratta da un libro di Calvino. So che Richard Gere girò per tanto tempo con un progetto del Barone Rampante che però non è mai riuscito a far decollare perché non gli sono mai stati concessi i diritti, insomma. Però normalmente quindi diciamo che esercitiamo, cioè facciamo, no, compriamo questa prima rata, diciamo, dell'acquisizione che chiamiamo opzione. Che normalmente ha una durata di un anno, prolungabile, no? Per un altro anno, ci consente, diciamo, nell'arco di 2 anni, perché tutto questo ha una durata assai lunga, di capire se siamo in grado di sviluppare o meno il progetto, quindi di acquisire in una seconda fase i diritti sul libro o sul soggetto stesso. Di tutto questo credo che poi. Di costo, dice, di prezzo? Guarda, l'opzione normalmente si aggira intorno al 10% del prezzo di acquisizione, normalmente. Al 10% del costo dell'acquisizione dei diritti. Quindi per dire, se tu hai un libro, non so, ti porto un esempio. Noi a un certo punto abbiamo sviluppato un progetto per un documentario sul gusto. Era su proprio il gusto e diversi gusti dei diversi cibi nelle diverse nazioni, una questione di eredità, di trasmissione del gusto, della cultura,
documentario molto interessante, che purtroppo poi appunto, è abortito come tanti altri progetti che non riesce a chiudere, è finito il termine di sviluppo. Abbiamo, anche se non era pertinente, cioè non era un documentario tratto da un libro di Carlo Petrini, abbiamo esercitato un'opzione su un libro che trattava appunto di slow food, no? Non mi ricordo adesso esattamente il titolo del libro. Però per acquisire i diritti, Slow Food, Carlo Petrini chiedevano 20.000 euro. Per l'opzione abbiamo pagato 1.000 euro per un anno, rinnovato per un secondo anno, altri 1.000 euro per un totale di 2.000 euro che sarebbero stati scalati nel caso in cui avessimo acquisito il libro, i diritti del libro. 1.000 euro iniziali l'hanno messo proprio così. Dipende dal libro, dipende dall'autore, assolutamente, dipende dalla casa editrice, insomma. Nel caso in cui perfezionasse l'acquisto dei diritti, l'opzione Sì. Noi abbiamo pagato 2 anni di opzione, abbiamo sviluppato il progetto, insomma, abbiamo avuto anche i soldi del ministero, insomma, è andata avanti anche per un bel po'. Soldi a cui abbiamo rinunciato perché non siamo stati in grado poi con un coproduttore francese di avere insomma, diciamo, il corrispettivo della parte francese che era il coproduttore con cui stavamo sviluppando il progetto. Quindi è caduto, abbiamo pagato questi 2.000 euro e poi è finita lì, gli abbiamo detto che non potevamo andare avanti col progetto. No? Per fortuna lo sviluppo eravamo riusciti a farcelo pagare da media e quindi tutte queste spese sono rientrate nel budget di sviluppo che avevamo presentato a media. Tenete presente che tutti questi scalini di cui vi sto parlando sono tutti compresi nel budget di sviluppo di media. Quindi il budget di sviluppo che voi presenterete, e ne parlerete penso con Alessandra di questo, per un sostegno allo sviluppo da parte della comunità europea, comprende non solo lo sviluppo della sceneggiatura, ma tutte queste diverse fasi di cui parliamo adesso e in seguito. Quindi, un'opzione su un libro e cominciamo a ragionare, stiamo cominciando a spendere dei soldi, no? Quindi per spendere questi soldi io adesso da produttore devo capire, questo è il primo passaggio, poi quanti altri ce ne saranno. Cominciamo a ragionare che cosa devo fare per sviluppare questo progetto. Per quello vi dicevo dell'importanza delle strategie, no? Capire il progetto come lo sviluppo, ho bisogno di partner internazionali, ho bisogno, cioè tutto quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi, il budget di sviluppo, no? Non è il budget di produzione del film, stiamo parlando di questa fase che va dall'idea al primo giorno di riprese, che cosa dovrò spendere e per cosa. Il verde è tutto ciò che è amministrativo finanziario, no? Finora avete visto l'azzurro è legale, perché è un'opzione, ci vuole l'avvocato che te la faccia, no? Che la tratti con la casa editrice e poi la chiuda. Allora, abbiamo fatto lo scouting dei sceneggiatori, adesso l'abbiamo scelto, no? Abbiamo scelto. Sì, posso tornare indietro? Come si fa? Eccolo, sì. Aspetta, aspetta, ci vuole il microfono. Ci vuole il microfono, aspetta. Ve lo lascio poi. Sì, forse ve lo possono mandare dall'organizzazione, avete no, le loro email. Ok, grazie. Dimmi. No, volevo capire nel budget di sviluppo che cosa ci mettiamo oltre all'opzione. Ci mettete tutto quello che viene adesso. Ah, ok, quindi è successivo, Sì, ok. sì, sì. Avevo perso il passaggio, Quindi la prima grazie. fase è l'opzione, le ricerche anche, no? Se devi fare ricerche, se devi mandare qualcuno, paghi la giornata della persona che ti va a fare le ricerche, paghi tutto quello che è appunto spendibile, lo metti nel budget. Poi, dicevamo, la scelta dello sceneggiatore, no? Hai focalizzato, io sto scrivendo appunto un cortometraggio horror, ho bisogno di un certo sceneggiatore, sto scrivendo un documentario sulla trasmissione del gusto, è un'altra persona, è un lungometraggio romantic comedy, è un altro. Quindi sulla base appunto del progetto che ho sceglierò lo sceneggiatore a cui affidarlo, se non è venuto direttamente dallo sceneggiatore il progetto, no? Allora, di nuovo legale, un contratto.
No? Comincia a scrivere lo sceneggiatore con te per te, lo devi mettere sotto contratto, non è che prende e poi se ne va da un'altra parte, oppure no? Ha delle rivendicazioni giuste su quanto viene pagato, quando, insomma sono cose che appunto i contratti sono fatti, se senti gli avvocati, insomma per mediare, per far contenti tutti, no? Quindi cerchiamo di fare il miglior contratto possibile, normalmente chi li sa fare meglio di altri, insomma, sono gli avvocati, quindi ci armiamo di un avvocato e siamo preparati a spendere un po' di soldi per assicurarci un futuro un po' più tranquillo. Poi, allora, il rosa è la parte di scrittura e a questo punto lo sceneggiatore ti presenterà, no? Dopo aver avuto un contratto, ti presenterà la sua prima produzione, che è appunto un soggetto o un concept, che è quello che racchiude l'idea e da cui possiamo partire per poi andare a svilupparla, cercare già un primo confronto. Cioè, sono d'accordo con quello che stai, no? Con l'impostazione che stai dando a questo progetto? Cioè le nostre corde appunto suonano in sintonia, oppure c'è qualcosa che vogliamo aggiustare, capire in che direzione stiamo andando e modificare qualcosa? Allora, già con questo documento, con il budget di sviluppo, con i contratti, noi possiamo cominciare a ragionare in termini di piano finanziario. Cioè sappiamo che cosa dovremmo andare a spendere, adesso possiamo cominciare a ragionare in termini di chi ci copre queste spese. Finora avremmo potuto spendere qualcosina di tasca nostra, evitare per quanto possibile di farlo, sappiamo tutti insomma quanto, no? Poi ci troviamo. Quindi, primo materiale e primo fondi di sviluppo, no? Prima richiesta appunto di copertura di questi fondi. In Italia, sapete, il MIBAC ha un bando di sviluppo sceneggiatura su cui appunto su stimolo di media ha aggiunto anche tutta una serie di voci che sono, no, collaterali, non è soltanto lo sviluppo della sceneggiatura, ma ci sono una serie di altre cose. Poi invece per... io ho messo... sì, bando sviluppo media manca ancora un pochino, ma... sì, sì. È direttamente. Adesso mi cogli un po' impreparata, devo dire, su questo, perché potrebbe darsi che invece il MIBAC non ci siamo ancora arrivati, motivo per cui mi sento ancora un po'. Però è probabile che sia legato sempre comunque a una società di produzione, insomma. Sì. In Francia molto forte. Sì. Senz'altro. Ti posso dire che fino a molti anni fa, forse almeno 10 anni fa, a media c'erano anche dei fondi che venivano dati direttamente agli autori e poi l'hanno eliminata questa cosa, quindi comunque ci vuole una società di produzione che è capace di gestire il progetto. Io credo che sia giusto, dal mio punto di vista è giusto. Troppo spesso un autore, no, è ovvio che ha bisogno di essere pagato per il suo lavoro, ma poi non è in grado di portare avanti il progetto. E quindi scrive la sceneggiatura ma rimane nelle sue mani e... Certo, ma il produttore ti deve pagare per questo lavoro. Nel contratto è specificato che tu ci metti un anno per scriverla e che non vieni pagato a quote di tot ogni tot mesi. Cioè, è ovvio che la parte prevalente del budget di sviluppo è quella della scrittura. Visto che poi parliamo anche di independent maggiormente e a volte negli ultimi anni magari in Italia sempre di meno, sempre in ritardo, però con il crowdfunding molti sono degli autori, sceneggiatori, sì, che poi... Soprattutto per le serie web, i corti, no? Per progetti piccoli, insomma pagare una sceneggiatura è una somma considerevole perché è un progetto che ha ambizioni più grandi, riesce a farlo un produttore e non uno sceneggiatore da solo. Perché quindi c'è anche un c'è molta varietà di fondo sviluppo proprio della Film Commission, della Puglia, esatto. Film Commission, che è, sì, molto interessante, però anche qui c'è la casa di produzione
sì. Deve presentare. Perché è la produzione che ti può garantire poi una continuità del progetto, insomma, sì, che sì, non, infatti non, poi sono che collegati anche lì. Con altri esatto. bandi in modo sì. tale da perseguire. Cioè, no, poi... è anche giusto, credo, perché il fatto che uno sceneggiatore è una persona che sa scrivere, non è detto che abbia i collegamenti, le relazioni, il network di conoscenze, le capacità appunto imprenditoriali di attivare. Non la produzione intorno al suo progetto, quindi è giusto che sia incentivato a accompagnarsi a una casa di produzione che è quella che glielo porta avanti, insomma, ognuno ha le sue specificità. No? Volevi fare una domanda? No, okay. Sì, ne abbiamo, ovviamente, esattamente. Sì. Quindi fondi di sviluppo, io qui, sempre a microfono, scusami. Nel mondo del giornalismo, puoi anche, ti possono anche commissionare un reportage, tu ci lavori, ci scrivi, nel momento in cui non viene pubblicato per un motivo X, non te lo pagano, cioè vale soltanto ciò che poi risulta prodotto finito, quindi va sul giornale. Mi chiedo se pagano anche quelli che poi vanno pubblicati. Certo, è così, sì. No, invece lo sceneggiatore viene pagato per sviluppare il progetto, no? Per sviluppare la sua sceneggiatura, viene pagato quando ha un produttore dietro che lo iscrive, diciamo, nell'ambito di un progetto complessivo di cui è la parte predominante. No? La sceneggiatura è la parte più importante dello sviluppo, tutto il resto ruota intorno alla costruzione del progetto. Però, ecco, dicevamo, quindi fondi di sviluppo regionali, mi dici che in Puglia esiste il fondo, no? Un bando per lo sviluppo di progetti e al Ministero c'è anche un bando appunto di sviluppo sceneggiatura. Lo sceneggiatore continua a scrivere. No? Sta lì che appunto ti ha prodotto il concept, il soggetto, continua a scrivere, gli hai chiesto fammi un trattamento a questo punto. Sappiamo tutti che cos'è un trattamento? Cioè che cosa distingue il trattamento dalla sceneggiatura o dal soggetto? Intanto è più lungo, no? È come se fosse un romanzo della sceneggiatura, diciamo. È scritto senza dialoghi però, quindi narra tutta la storia, insomma, come se fosse un racconto. In genere al tempo presente e senza dialoghi, quindi possono essere senza dialoghi, possono essere 10 pagine, 15, insomma normalmente intorno al 12-15 pagine, è la storia. Descrizione dettagliata della storia, senza, no? Divisione in scene, appunto, però c'è una descrizione dell'ambientazione, dove si svolge, chi sono i personaggi, come, no? Come si svolge la storia. Microfono sempre, scusami, per lo streaming. Sì. Domanda sui fondi di sviluppo nazionali, ma quando si propone un fondo di sviluppo nazionale, che cosa si propone? Il budget di sviluppo? Sì, quello che hai fatto fino a questo momento, no? Quindi fino al momento della presentazione al fondo di sviluppo nazionale tu hai il concept o soggetto, appunto 5 pagine, diciamo, o 7 pagine, insomma, che ti raccontano non solo la storia, il soggetto normalmente ti dice in che situazione si iscrive il progetto, tu dici sto facendo questo documentario su questo tema in particolare perché è di particolare attualità, in questo momento si discute in tutto il mondo sull'emergenza climatica, per dire, e no, la documentazione ci ha portato a metterci in rapporto con questo, quella, cioè un po' di strategia. Il soggetto, cioè come lo voglio sviluppare, ho un ricercatore, che ne so, sulla base in Antartide che sta misurando, sto andando completamente a braccio, però racconti no? Che cos'è quello che poi vedremo, la storia che stai raccontando, da che punto di vista. Tutto questo lo farete poi con Alessandra, insomma, però è una descrizione del progetto, diciamo. E poi c'è i contratti, c'è il curriculum dello sceneggiatore, del produttore, il regista non ce l'hai ancora, attenzione, stiamo parlando di la scrittura, quindi non è necessario che tu abbia già il regista. In Italia, paese molto autoriale, siamo abituati ad avere regista barra sceneggiatore stessa persona, insomma nei paesi anglosassoni sicuramente non è così. Ci si prendono in base ai nomi nativi che vengono inseriti.
Questo dipende. Ti posso dire che a livello ministeriale, senz'altro per i progetti degli autori affermati, per le opere prime e seconde, per i documentari, i cortometraggi, non è così. Chiunque può fare un documentario, un lungometraggio, no? Un'opera prima e essere valutato per quello che è. Poi purtroppo scattano questi meccanismi per cui più nomi hai, più premi hai vinto, più festival hai fatto. Il reference system, esatto. Però vale per gli autori affermati. Scusa, perché non ho ancora ben chiaro. Mm-hmm. Ma quindi questa prima ricerca di fondi è solo per poter sviluppare l'idea? Sì. Cioè non è poi per... Sì, non è per la produzione, è soltanto per lo sviluppo del progetto, sì. Non sono fondi che usi per la produzione. Sì, questo tienilo in mente perché poi tutti i passaggi successivi sono sempre solo focalizzati allo sviluppo del progetto. Sì. Io invece volevo chiedere se il soggetto si ispira a dei fatti di cronaca con personaggi viventi oppure del passato recente. Questo comporta degli oneri? Sì. Sicuramente devi stare molto attento, lì mi armerei di un buon avvocato appunto caso, per capire. Cioè, mentre per il testo scritto, come può essere un libro, c'è cioè questa opzione, questa parte c'è cioè una normativa comunque specifica? Non ti so dire se è una. Sì, sicuramente nel diritto d'autore, nel diritto d'immagine, questa è una questione che l'avvocato può conoscere molto meglio di rientra te. Rientra sicuramente nella privacy. Però diventa, esatto, devi avere le autorizzazioni delle persone coinvolte, se si ispira direttamente o se sono addirittura le loro storie, insomma devi avere una liberatoria, alcuni vorranno poter essere interpellati, dovranno avere un diritto di approvazione o meno, insomma devi sicuramente fare un percorso. Quindi questi costi normalmente poi sono devoluti agli interessati? Cioè. Dipende, ci sono appunto delle situazioni in cui l'interessato può avere soltanto il problema di difendere la propria immagine, quindi può non volere soldi ma può dirti no, approvo o non approvo l'uscita del film fatto in questo modo. E in altre volte di non dirlo, cioè ispirarsi ad una storia vera è pericoloso, può essere pericoloso, dipende quanto sei lontano dalla storia vera, quanto è individuabile, tante cose che comunque una chiacchierata con un avvocato ti può dirimere, perché non mi azzarderei mai a dirti no, fallo oppure non farlo, insomma dipende dalla situazione, senz'altro. Ok. Una cosa un po' più informale. Nel momento in cui tu hai un progetto, un soggetto, hai già gli sceneggiatori. Non so se è acceso. Sì. Sì, ok. Sì, non so che. Hai tutto praticamente, hai un soggetto, degli sceneggiatori, sai cos'è il racconto, hai già fatto un contratto con i sceneggiatori, li hai già pagati. Per una questione di tempistica, voglio dire, perché si vuole girare, non lo so. Posso chiedere poi, questa è pragmatica una domanda, secondo il sviluppo nazionale, posso chiedere poi dopo un rimborso, come funziona? Cioè, dipende, ecco, per esempio, ti porto l'esempio del fondo media, che è quello che conosco meglio, perché è quello, diciamo, no? Ogni altro fondo poi ha delle sue regole, ma media ti dice che ti sostiene i costi a partire dal momento in cui tu fai la domanda, gli unici costi retroattivi sono quelli del pagamento agli sceneggiatori. Perfetto, ma quello che mi interessava. Oppure anche altri costi sono quelli delle ricerche pertinenti ai documentari. Perché i documentari è ovvio che tu devi fare, esatto, una base di ricerche prima di cominciare a scrivere, quindi quelle no, devono essere sostenute. Se sei dovuto andare, che ne so, in Polonia, stai facendo una ricerca su Auschwitz, continua ad andare a braccio, insomma, e sei dovuto andare lì perché senza quella preliminare ricerca non avresti potuto cominciare a scrivere, quella ricerca, perché è un documentario e dovevi farlo in quel momento, ti viene sostenuta. Perfetto. E sono gli unici costi, quelli della scrittura e della ricerca. Quindi a posteriori essere. Scrittura e con scrittura. Sì, sono gli unici retroattivi che ti riconoscono, gli altri no. Questo anche nel caso di docufilm, cioè di documentari con la parte... Aspetta, non cambia, no? Non cambia perché la ricerca nel documentario tu la fai per la scrittura. Il fatto che ci siano attori o parti recitate, insomma, sì, viene una parte deciso, recitata assolutamente viene integrata in un altro tempo, certo. E però poi c'è la parte documentaria, la parte di attuale, ricerca. Sì. Devi riuscire a definirlo come documentario, insomma, in quel senso. Sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, questa è una cosa che mi è venuta
appunto negli ultimi tempi, perché diventa sempre più importante avere il tuo sito, non cominciare a parlare del progetto mentre è già in sviluppo, perché cominci soprattutto con i discorsi di crowdfunding adesso, no? Si deve cominciare a parlare, a conoscere il progetto se vogliamo poter coinvolgere il nostro pubblico potenziale futuro nella produzione, nello sviluppo, nella produzione. Quindi cominciamo con l'acquisto di un dominio, poi ce lo teniamo lì. Però intanto ci dobbiamo pensare, no? Investiamo dei piccoli soldi, ci compriamo il dominio, il nome, no? Pinco Pallino The Film, quello che vogliamo, insomma, e ce lo assicuriamo. Quindi anche questo è un'attività di cui dovremo tener conto. Poi abbiamo sempre lo scrivacchino che sta lì, che pensa, che scrive, insomma, e ci partorisce la prima stesura della sceneggiatura. No? Anche queste sono tutte fasi di pagamento. Noi abbiamo messo sul contratto che vorremmo pagare lo sceneggiatore a soggetto, a trattamento, a consegna della prima, no? Prima stesura sceneggiatura. Poi, cioè, decidiamo le date, le scadenze e gli importi. Tutto questo nel contratto. Sempre il microfono. Ecco. Ok, volevo chiedere un passaggio prima, cioè quando abbiamo il soggetto e ovviamente, come si dice, le idee sono nell'aria, quindi quando hai qualcosa di scritto sai che da un momento all'altro può uscire qualcun altro che sta scrivendo la tua stessa storia. Il miglior modo per salvaguardare quella storia, no, la CIA per me, secondo me, è una cosa inutilissima, perché se un altro fa un film basta cambiare una piccola cosa. Ti dico una cosa stranissima che ho visto in tanti anni appunto di attività: le storie viaggiano insieme. Okay. Cioè ci sono periodi in cui, non so, adesso al Ministero vediamo, per dirti, storie sulla Bosnia, no? Storie su preti pedofili, storie su... cioè ci sono momenti in cui girano. No? La Bosnia, mi dici, è questione di 20 anni fa, insomma, ma le coproduzioni cominciano a nascere adesso, il paese comincia ad aprirsi e adesso vengono, no? I preti pedofili ovviamente è questione di cronaca odierna, insomma, però girano. Io credo che non ci sia sinceramente un modo per chiudere la tua storia e renderla impenetrabile o non copiabile. Il segreto sta nel fare una storia migliore degli altri. E un titolo invece, cioè lo stesso titolo che sarà poi il titolo della storia, del soggetto, del film? Anche lì, chi arriva prima? Sì, cioè, chi arriva prima, però... Fase in cui Allora l'avvocato ti dirà che ti devi mandare una raccomandata a te stesso piuttosto che depositarla dal notaio. Va bene, tu lo puoi fare, ma se poi arriva Pinco Pallino, che è più forte di te, esatto, che se ne esce prima con lo stesso titolo, tu non che fai? Dire... Ce l'avevo nel cassetto, sì. No? Ti risolve qualcosa? Quindi è una questione di qualità, di tempismo, di forza, insomma... No, abbiamo avuto un caso da poco, insomma, è arrivato un progetto, anche un'autrice affermata, una regista conosciuta, con un titolo che però è uscito l'anno scorso. A me poi è capitato il contrario in un altro caso, in cui sono stato denunciato perché avevo scritto una storia che secondo loro era simile a un loro soggetto depositato in SIAE, ma era completamente differente, quindi è cambiata la cosa. Sì, sì, perché poi... è un'altra storia. Poi le storie girano, insomma, il mondo è fatto di storie. Era una cosa sulle romanze funebri, loro erano una web serie, a me era un cortometraggio, però era una cosa completamente diversa. Eppure non si erano documentati bene, insomma. Sì, cioè è brutto quando succedono queste cose, perché ti trovi in difficoltà. E quindi allo stesso tempo ho detto... In pratica è molto difficile tutelarsi, per questo secondo me, come dicevo prima, cioè, l'importante è portare a termine i tuoi progetti e le tue storie. Esatto. Cioè trotta, vai, crederci, vai farla. Avanti, cerca... Questo sì, sicuramente. Però cerca di farne la migliore... In un certo senso devi parlare con qualcuno, perché se parli con qualcuno, quell'altro qualcuno dirà, però c'è un altro ragazzo che ho sentito che sta facendo questa storia. E quindi si allontanano da quel tipo di storia. Poi dipende anche da chi sei e cosa hai fatto, cioè... Se sei magari un ragazzino giovane, hai una storia geniale e non potrai, cioè, e te la rubano in un attimo. Sì. È un po' complicato, però è la vita. No, poi è importante conoscere i passi, no?
È molto importante conoscere i passi, insomma i passaggi poi di queste cose ed essere sicuro di farli giusti. Ci è capitato anche in audizione molto recentemente per i cortometraggi un ragazzo che è venuto appunto evidentemente alle primissime armi, no? Sto scrivendo tutto un progetto eccetera ed è venuto al ministero, quindi ha speso 100 euro per l'inoltro della domanda, è venuto a Roma, insomma all'audizione di stanza del progetto, dice è tratto dal libro, vabbè, ce l'hai i diritti sul libro. Non sapeva neanche di che cosa stessimo parlando, cioè non aveva neanche preso i diritti sul libro, stava sviluppando una storia, una sceneggiatura, già aveva in mente come portarla avanti e tutto, e però no, devi sapere, se, no, no, questo era un giovane produttore con una piccola associazione, insomma cosa che puoi fare per i corti, insomma nessuno ti impedisce di presentare un progetto piccolo con una piccola struttura, non è che devi avere una casa di produzione. Esistono dei trucchi, no? Banali però. Che funzionano e succede, ci sono casi in cui ci sono stati dei film completamente uguali. Certo, diciamo legalmente c'è un diritto di remake, c'è, no, ci sono dei diritti ben codificati, se tu vuoi fare un film uguale a un altro, ma ambientato in un altro mondo, un altro contesto, con altri attori, lo vuoi rifare, ti compri i diritti di remake e puoi farci quello che vuoi. No, però è legalmente codificato, insomma, quindi devi sapere come gestirti. No? Sempre gli avvocati ci stanno di me, avvocati e commercialisti non te li togli mai. Alcune volte sono giustificati, quindi diamoglielo. Allora, prima stesura di sceneggiatura. Allora, a questo punto, altro cappello del produttore. No? Prima, fino a qui abbiamo parlato appunto in quest'ultima fase, no? Con del cappello creativo, questo rosa, adesso ci mettiamo quello rosso di nuovo che è quello del produttore, finora l'abbiamo visto nella ricerca dei fondi di sviluppo, no? Adesso decidiamo che il nostro progetto può essere sviluppato in maniera migliore, più completa, più interessante con un paese estero, no? Oppure noi come piccolo produttore non abbiamo la forza di portare avanti questo progetto che sta diventando più complesso e ha bisogno di un produttore più strutturato. Dove andiamo a cercarlo? Che prendiamo la rubrica telefonica e è difficile. No? Ecco, c'è tutto il sito Film Italia, andate a cercare i colleghi appunto che hanno sotto. Però non vi conoscono, ce ne sono tanti, insomma, ci sono dei luoghi dove uno va e si confronta e li conosce proprio fisicamente, chiede un appuntamento, li incontra, ti siede al tavolino, gli racconti il progetto. Oppure, come vi racconterà Alessandra, ci sono dei mercati dove tu mandi un progetto, perché loro selezionano, e ci sono queste, no, sedute pubbliche di pitching, che è dove vai a raccontare il progetto. La platea è fatta di produttori, di gente appunto buyers, televisioni eccetera, di cui parleremo anche domani della filiera produttiva, gente che può essere interessata ad intervenire o ad acquistare, ad acquisire insomma parti del tuo progetto e quindi a partecipare alla produzione, no? Adesso stiamo parlando di sviluppo, non stiamo ancora parlando di produzione, però noi abbiamo già capito che il nostro progetto sul gusto, per dire, ha una maggiore potenzialità, mannaggia a me quando l'ho pensato, quando lo faccio con un produttore francese, perché il goût de France, no? Dice, se non sanno loro che cos'è il gusto. E poi in Francia ci sono tanti soldi per la televisione, ci sono tanti soldi di documentari, facciamolo in quella direzione. Allora che fai? Vai appunto a ricercare il partner di sviluppo. Quindi vai ai mercati che non sono necessariamente in questo caso Cannes o Berlino, ma sono questi altri mercati dove si sviluppano i progetti, i mercati di progetti. E cominciamo, no, qua. Facciamo un primo approccio con i distributori nazionali, a livello nazionale. Il distributore è colui che ti porta il film in sala. No? Stiamo parlando di documentari cinematografici, di film per il cinema. Quindi tu hai un determinato tipo di progetto, un film lungometraggio, una commedia, è un film sociale, è un film... Cioè a seconda del tipo di progetto tu devi cominciare a fare un ragionamento e vedere chi è nel tuo paese che distribuisce quel tipo di progetto. Chiamiamo la linea editoriale,
chiamiamola, no, caratterizzazione, ogni distributore ha un suo tipo di film che distribuisce. La Lucky Red è ovviamente diverso da Medusa, che è diverso da, no, da Beam, diciamo, da, ognuno ha un suo, diciamo, carnet di progetti che porta avanti. Linea editoriale, insomma, identificativa del distributore. Si può cominciare a questo punto a fare un primo contatto, no? Già avendo un progetto abbastanza costruito, quindi abbiamo già la prima stesura della sceneggiatura, abbiamo eventualmente un partner di sviluppo a livello internazionale, abbiamo una strategia, un'idea distributiva è per questo tipo di pubblico, no? Il nostro sceneggiatore sta sviluppando, che tipo, è un primo approccio, non ho messo, no, già contatto e contratto, no. Vogliamo capire se per questo distributore c'è una possibilità per questo film nel mercato e se eventualmente potrebbe essere interessato. Interlocutoria. Può essere che andiamo a trovarlo in ufficio, ma può essere anche che lo incontriamo a un mercato e cerchiamo di capire. Può essere anche, appunto, che nel mercato ci viene data l'opportunità di confrontarci con queste persone. Per quello sono importanti i mercati di progetti. E sempre cappello rosso da produttore, appunto, che si occupa di fondi, di coproduzione, eccetera, la domanda a Media per lo sviluppo a questo punto. Perché Media ci chiede il budget di sviluppo e il piano finanziario di sviluppo, come pensiamo di coprire le spese, no, che andremo ad affrontare. Come vi dicevo prima, Media vi finanzierà il 50% dello sviluppo. L'altro 50% chi lo copre? No? Il ministero, lo copre il vostro fondo regionale, lo coprite voi, lo copre uno sponsor, cioè avete la mamma o il negozio di alimentari del nonno, non lo so, qualcuno ci mette dei soldi veri, oppure venite, no, facilitati per quanto riguarda, appunto, servizi, o gli interessa sapere come viene costruito il piano finanziario relativo allo sviluppo del progetto. E tutto quello che abbiamo messo finora e quello che viene dopo, sempre inerente alle fasi dello sviluppo, andranno messe nel budget di Media, che credo vedrete con Alessandra. Aspetta, aspetta. Ma se non si ha già un distributore non si può presentare una domanda? Sì, 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 certo, puoi presentare una domanda. Quello che Media ti chiede sono delle strategie di distribuzione. Quindi se nella strategia di distribuzione tu puoi dire: ho pensato di rivolgermi a questo distributore perché ha questa linea editoriale, perché credo che il mio progetto sia in linea con quello che lui distribuisce, che, no, si rivolge a questo pubblico in particolare, quello Media lo apprezza particolarmente. Se non hai il distributore nome e cognome, puoi comunque identificare, no? Sarà anche generico, non assolutamente può essere... Sì, nel mio paese avrei pensato a queste perché corrispondono a, cioè, anche senza nominarle, però far capire che tu hai molto chiara l'idea di il percorso che vuoi far fare al tuo progetto. Noi per accedere a questi fondi, perché noi avremo già dei soggetti, abbiamo anche gli sceneggiatori, avremo anche una bozza di contratto con questi sceneggiatori, abbiamo un coproduttore, quindi abbiamo trovato, ecco, e noi dovremmo presentare praticamente questa domanda. Noi presentiamo cosa? Tutte queste robe qui, poi più il piano finanziario e il budget, giusto? E il budget, come lo chiamiamo qui? Budget di sviluppo. Noi presentiamo budget di sviluppo e piano finanziario insieme al contratto con i sceneggiatori, soggetto, sceneggiatura, perché ci deve essere già la sceneggiatura. Prima bozza, sì. Tecnicamente è così? Non è solo così. La domanda media è più complessa. La domanda al vostro fondo regionale e al ministero è così. La domanda media è più complessa perché vi chiedono delle strategie. No? E quindi ti chiederanno la strategia di sviluppo, la strategia di distribuzione, la strategia di finanziamento del film, no? Cioè per lo sviluppo e per la produzione. Come idea, non vogliono sapere quanto è il budget di sviluppo, no? Dettagliato in ogni, dico il budget di produzione, scusami, vogliono avere un'idea di quello che costerà il film, come tu avrai intenzione di coprirlo, cioè un'idea strategica che dimostra che sei un produttore e non una persona che mette insieme un contratto, una sceneggiatura, una cosa e dice voglio i soldi. Produttore per me è tutto nella strategia che ha del progetto.
Quindi c'è questa strategia di sviluppo, di produzione e poi aveva detto un'altra. Avevo detto di sviluppo, di finanziamento e di distribuzione. Sviluppo, sì. Finanziamento e distribuzione, no, questo qui. E lei mi dottoressa, dice di quale sarebbe più conveniente, cioè andare alla regione, al ministero oppure direttamente andare su tutto questo medio sviluppo? Tutto e tre. Dove puoi? No, in fasi diverse. Adesso io immagino che il fondo regionale sia la prima cosa a cui pensi, no? Perché siete qui. Perché probabilmente non devi neanche tradurla, no? la presenti in italiano con la documentazione che ti chiedono e ti semplifichi la vita. Media, la sceneggiatura la mandi in italiano, però il soggetto deve essere in inglese, tutta la domanda deve essere scritta in inglese, perché la leggono esperti di diversi paesi, quindi è già una spesa in più. Se non la puoi scrivere tu direttamente in inglese, devi avere qualcuno che te la traduca, cioè è comunque un investimento fare una domanda media, no? Quindi se hai già i soldi dello sviluppo regionali puoi sicuramente lavorare meglio. Si capisce niente, grazie. Se io faccio per esempio la domanda sviluppo alla regione, cioè alla regione regionale, non alla regione, e vinco questo piccolo budget, cioè questo mi permette di fare un'ennesima domanda di sviluppo? Certo. Cioè non è... Stiamo parlando di una fase che può durare anche 2 anni. Ok. 2 anni, 3 anni, insomma, sì. Sono fasi successive che purtroppo impiegano dei tempi abbastanza lunghi, quindi pensare di poter pagare lo sceneggiatore, sopravvivere te con tutto il lavoro che stai facendo, con, non lo so, quanto dà la Regione Puglia? 10.000 euro. Ecco, con 10.000 euro. Prima erano 15.000, poi hanno deciso. Esatto. Quindi sono dei fondi che di sicuro non ti permettono di campare per 3 anni, no? Il budget di media, come ti dicevo, è composto da tante voci che probabilmente sono superiori a quelle che finanzia il vostro fondo regionale, e media ti paga la metà, quindi l'altra metà può essere benissimo costituita dal fondo regionale più altri contributi, perché il budget di sviluppo sicuramente, anzi per media è ben visto. No, pensavo che questi fondi fossero non cumulabili, nel senso visto assolutamente che... No, sì, sono cumulabili, assolutamente. Sicuramente, anzi io ti dico, se al Ministero ci arriva un progetto che gode del finanziamento allo sviluppo della Regione Puglia, di media, del finanziamento allo sviluppo del Ministero, cioè ha avuto già l'approvazione, il contributo di diverse strutture in diversi momenti, ben venga, perché vuol dire che il produttore ci sa fare, che già è qualcosa, che il progetto ha un'universalità di appeal, diciamo, di interesse, insomma, per diverse strutture, ben vengano progetti sviluppati in questo modo. Cioè sono sicuramente cumulabili, non si escludono, tutt'altro, anzi, diciamo che uno tira l'altro. Va bene? Vado avanti. Ok. Quindi stiamo facendo la domanda a media per lo sviluppo del progetto. Anche al Ministero, scusate, non l'ho scritto qui, però questo è anche il momento per poter procedere, no, col bando al Ministero. Bando sviluppo. A questo punto, facendo conto che non sia venuto con il regista / sceneggiatore, oppure che non sia già nel nostro gruppo, lo stiamo cercando. Allora abbiamo appunto il progetto, abbiamo la sceneggiatura, cerchiamo il regista. Scribattino continua a scrivere, noi intanto ci siamo, no? Che regista pensi che sia quello giusto, ne parliamo con lo sceneggiatore, insomma vediamo, lavoro di equip, dicevo, per me fondamentale, l'abbiamo scelto, che bello, no? Siamo tutti concordi, scelta il regista giusto per il progetto. Con il regista cominciamo a ragionare sugli attori. No? Vediamo un pochino di casting, questo è sempre nel budget di sviluppo, il casting fa parte dello sviluppo del progetto. Il primo giorno delle riprese, quando finisce lo sviluppo, se non hai gli attori, no? Che film vai a fare? Quindi cominci a fare lo scouting adesso. E
l'ho messo in blu perché è ancora un altro cappello, no? Qui c'entra lo scenografo, insomma, incominciamo a fare location scouting. Per cosa? Non ancora per le riprese del film, però vogliamo sapere, intanto lo sceneggiatore vuole capire bene dov'è che sta ambientando la sceneggiatura, se non viene da lui ma viene da noi, viene da un'altra, no, un altro progetto. Il film si svolge a Napoli, non è mai stato a Napoli, è il caso che ce lo mandiamo, insomma, no? Vado un pochino a sentire. Vabbè. Sì, un film a Napoli, vabbè, è il caso che lo sceneggiatore ne sappia qualcosa, insomma, prima di scrivere su Napoli. E quindi, ecco, location scouting, per questo, ma anche per, e poi lo vediamo dopo, la produzione di un documento visivo, no? Che lo chiameremo teaser, lo chiamiamo promo, cerchiamo di non chiamarlo trailer, perché il trailer è poi quello che vediamo appunto nelle sale quando il film è già girato, ma il teaser, che in inglese to tease vuol dire solleticare, no? Vuol dire ti sto dando un assaggio, cioè un assaggio di quello che è la mia idea di film, non necessariamente girata con gli attori del film, non cioè è un'idea che noi abbiamo adesso, che ci serve per attrarre altri fondi di sviluppo, per contattare altri produttori, per costruire il progetto, no? Per avere anche noi un'immagine visiva, insomma, di quello. Vieni poi al Ministero a chiedere i soldi per la produzione, mi fai vedere quello che è la tua idea, mi convinci meglio, no? Quindi dipende, o al contrario, appunto. Dipende, c'è anche... Assolutamente, no, qui ti posso dire, teaser o promo ti può dare anche, possono essere anche degli scatti, delle fotografie, cioè qualcosa che a noi che dobbiamo valutare il progetto ci dà un'idea delle ambientazioni, no, del clima, del mood, diciamo, no, un mood film, cioè, del clima che vogliamo respirare con questo film, in che ambiente mi stai inserendo, cioè un mondo al quale io devo legarmi ovviamente. Atmosfera, no? Quindi il teaser e il promo deve servire a quello, i colori, il tipo di riprese che vorrai fare, insomma, quindi è importante che ci sia lo scenografo, il regista, e no, vai a fare questa piccola, appunto, location scouting per cominciare appunto a farmi un'idea di dove si girerà il film e come. Oddio, che è successo? Vabbè, è rimasta questa cosa strana lì. Allora, facciamo conto che Media abbia appunto approvato il progetto, no? Media è un po' lunga nel processo di selezione, ma una volta che il progetto è stato approvato, si firma il contratto, entro 45 giorni ti arriva la prima tranche di pagamento. Tenete presente che i fondi per lo sviluppo di Media sono a fondo perduto, quindi non dovrete rendicontare, non gli dovrete restituire, no? Sono dei soldi che ti vengono dati per sviluppare il progetto. Quindi la prima tranche è, adesso non ricordo con esattezza, credo intorno al 60 o al 70% dell'erogazione totale, e per avere la fine sì, dovrete rendicontare, scusate, per avere l'ultima tranche di pagamento, va rendicontata la spesa sullo sviluppo. Ritiro quanto ho detto prima, va rendicontato, però appunto è a fondo perduto, quindi facciamo conto, adesso vi arriva il primo pagamento, avete finalmente dei soldi in cassa, no? Potete pagare, abbiamo detto, retroattivi solo lo sceneggiatore e le ricerche, però insomma lo sceneggiatore è contento perché finalmente può lavorare meglio, può lavorare meglio. Allora, adesso, sempre perché prima abbiamo acquisito il dominio, insomma adesso cominciamo a lavorare sul sito, no? Abbiamo dei soldi che Media ci ha dato anche per appunto lo sviluppatore, insomma, il sito web, abbiamo delle foto perché siamo andati a fare location scouting, un po' di materiale visivo da metterci, il nome del regista, curriculum, la società di produzione, insomma c'è qualcosa che possiamo già cominciare a mettere sul sito. E quindi è un'attività collaterale, però ci pensiamo. Io sto facendo ovviamente un discorso di film per la sala qui, insomma un documentario, un film di finzione, se stiamo parlando di serie web, se stiamo parlando di progetti appunto di corti che si reggono molto sul crowdfunding, su una sensibilizzazione del pubblico che partecipa alla produzione del film, è ovvio che il sito web avrà
no, una parte predominante, insomma, molto più importante di quanto può avere invece nel caso appunto di un progetto. Sicuramente, sicuro, per quello ti dico, dipende dal tipo di film che stai facendo, ma in no, alcuni casi è molto importante. È meglio anche avere solamente dei social network senza un sito web proprio. Adesso il sito web sta diventando una cosa vecchiotta, diciamo, no? Rispetto appunto al gruppo su Facebook piuttosto che no, i Twitter, cosa. Sì, ci puoi caricare poi, esatto, adesso ovviamente sta diventando tutto superato, man mano che parlo, insomma esce una nuova piattaforma, Vimeo, questo piuttosto che l'altro, insomma ci carichi i film, no? Adesso succede che appunto vengono i progetti in audizione e alcuni ti vengono col DVD dell'opera precedente e no, c'è un DVD per ogni, e altri ti dicono c'è il link su Vimeo. Quindi noi a questo punto stiamo chiedendo, avete i link su Vimeo per visionare le opere precedenti? Insomma, no? Dopo due audizioni hai capito che funziona così. E quindi cominciare a crearti, se non il sito, se non il dominio, che ormai sono cose che appartengono al secolo scorso, insomma, no? del materiale visivo, la pagina Facebook, sicuramente per poter fare in modo su YouTube, che gli altri possano comunque accedere a contenuti, insomma. Certo, e lo puoi fare da te, insomma, sì. Sì. Scusate, cioè. Il microfono dov'è? Ecco. La mia domanda è relativa agli uffici stampa. Scusate? All'ufficio stampa. Sì. In questa fase in cui c'è già una prima promozione di un progetto, che poi non si è ancora poi concretizzato in un film o in un corto, viene già considerato il ruolo dell'ufficio stampa? È una cosa successiva legata alla diffusione? Guarda, gli uffici stampa lavorano moltissimo sulle uscite in sala, sulle uscite ai festival, è ovvio che no? Quando c'è l'evento, insomma. Non so, comincerei a pensare. Stampa, comunicazione, perché questo aspetto, sì, comunicazione, social, esatto, web, sì. È tutto un aspetto di comunicazione. È un aspetto di comunicazione che però non so se è l'ufficio stampa, quanto piuttosto appunto no, un ragazzo giovane che sa girare sui social network e ti sa cominciare a mettere insieme. Diciamo forse che al giorno d'oggi è più efficace del giornalista. Marketing e comunicazione. Vabbè, l'ufficio stampa comunque è una forma di comunicazione che poi è rivolta alla stampa, sì, sì. Assolutamente. Comunque parlavo in però generale di comunicazione. Già cominci, esatto, già cominci. Allora, può diciamo, essere considerato nel piano iniziale? Diciamo che io adesso con voi testimoni aggiorno questo PowerPoint, non lo chiamo più sito web, lo chiamo strategia di comunicazione. Ok. No? Cominciamo a parlare del film. Però avrà un costo, quello volevo capire. Può direi essere considerato. Sì, direi di sì, può essere considerato nel budget di sviluppo, assolutamente. Esatto, insomma, come lo è appunto lo sviluppatore del sito web che ormai abbiamo accantonato, l'abbiamo mandato in pensione, no? Cominciamo a pensare a strategie di comunicazione che possono essere sia social network che stampa che appunto. No? Esatto, tutto questo l'abbiamo cambiato titolo, insomma, poi provvederò al più presto. Va bene. Allora, di nuovo, verde sono no, parte finanziaria, soldi. Abbiamo ricevuto il pagamento di media, adesso abbiamo bisogno di un direttore di produzione, qualcuno che ci affianchi per fare il budget di produzione. Non dico che stiamo finendo lo sviluppo, però insomma siamo a un punto in cui dobbiamo cominciare a ragionare. Abbiamo un regista, abbiamo una rosa di attori, abbiamo le location, abbiamo la sceneggiatura. Siamo in una situazione in cui dobbiamo cominciare a pensare a quanto ci costerà sto benedetto film. Quindi, piano di lavorazione, spoglio della sceneggiatura, capire appunto quante giornate di ripresa, dove, no? E cominciamo a lavorare sul budget di produzione. È diverso dal budget finanziario? Questa è la domanda. Budget finanziario, che cosa intendi? Sì, abbiamo presentato il budget di sviluppo e il piano finanziario. Allora, diciamo che sì, anche qui tu avrai il budget di produzione e avrai il piano finanziario di produzione. No? È chiaro questo, vero? Il budget è come spendiamo i soldi, dove vanno spesi. Il piano finanziario è dove li prendiamo.
cioè come mettiamo insieme i soldi che poi andremo a spendere col preventivo. Il budget uguale preventivo, è il termine inglese per preventivo. Quindi budget di produzione intendiamo il preventivo di produzione del film. E sì, ok, siamo arrivati al punto quindi in cui cerchiamo di capire quanti sono i costi a cui andremo incontro e a questo punto decidiamo il film si fa, no? Il film si fa, sappiamo quanto costa, sono in grado di reperire i fondi necessari per poter coprire questo costo e quindi decido di acquisire i diritti. È passato un anno, sono passati forse anche due. C'è una docente che viene da noi su Maya che fa appunto una timeline, la chiama lei, no? Dello sviluppo del progetto, ci mette le date e poi uno dice quanti mesi passeranno? Due mesi, un mese, insomma, alla fine insomma dice vedi è partito nel 2012, siamo nel 2015, ancora non abbiamo finito lo sviluppo, no? È vero, purtroppo è così. Quindi sono passati due anni e dobbiamo acquisire i diritti, insomma, perché se no ci scadono, li prende qualcun altro e il nostro film è fregato. No? Che è diversa dall'opzione. L'opzione sì, ti è servita esatto. Per arrivare alla, esatto. Per arrivare all'acquisizione l'opzione, dei diritti. Esattamente, l'opzione dice questo libro è nelle mie mani e per ho i due anni io i l'ho prenotato io, per questi due anni non lo può toccare nessuno. No? Se io poi decido che il film non lo faccio per X motivi, perché non posso, per quello che è, insomma, non, oppure perché la mia sceneggiatura si è talmente discostata da questo materiale scritto che non corrisponde proprio neanche più e allora lo lascio cadere, dopo due anni dico grazie, finita lì. Chiunque può disporre dei diritti del libro e io vado avanti con il mio progetto o lo abbandono. Se invece sono legata a questo libro, io devo prendere i diritti, acquisirli, comprarli in toto. Quindi di quei 1000 più 1000 che ho speso, adesso dovrei spenderne 20, mi vengono scontati i due che ho già speso, devo sganciare 18.000 euro per acquisire i diritti del libro. Anche i costi dell'avvocato possono essere... Nel budget di sviluppo, senz'altro. Sì. Sì. Ok. Sì, 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 assolutamente, li metti nel budget, sì. Grazie. Ok, terza stesura. Scrive, 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 insomma ovviamente è andato a fare location scouting, ha parlato con il regista, ha un'idea degli attori, insomma sta integrando tutte queste nuove informazioni nella sceneggiatura. Ok, intanto abbiamo fatto no, tutta questa prima parte, il regista finora l'abbiamo utilizzato soltanto... È venuto in ufficio, abbiamo fatto un po' di casting, ci siamo fatti no, uno scambio di idee, l'abbiamo utilizzato per andare a fare il location scouting, gli abbiamo detto vieni con noi, con uno scenografo, qualcosa gli abbiamo dato, no? È un inizio del suo impegno. Qualcosa gli abbiamo dato e noi adesso decidiamo che però è arrivato il momento, insomma abbiamo avuto i soldi da Media, insomma possiamo dargli nel budget di Media, è previsto un compenso per il regista per quanto riguarda la sua attività nello sviluppo del progetto, non nella regia del film. No? Nello sviluppo del progetto tutte queste attività nel quali l'abbiamo coinvolto e in particolare questa successiva che io vi dico che è la produzione del teaser, noi abbiamo bisogno del regista. Quindi lo paghiamo per questo, no? Tu hai girato il teaser, per questo posso metterti una voce nel contratto. Nel contratto avremo le attività appunto di sviluppo, avremo le attività di regia, avremo il regista come autore e no, tutte parti diverse del contratto di regia che sono piuttosto complesse, anche qui insomma va fatto solito avvocato, solita spesa da mettere nel budget, no? Barca di soldi, sì. Quindi la produzione del teaser o del promo sempre al fine di promuovere il film no? Nei mercati per appunto trovare i coproduttori, per portarlo no? In audizione, per convincere i finanziatori a partecipare al progetto. Allora, qui sempre in giallo perché si tratta sempre di comunicazione, appunto, adesso la chiamiamo così, ed è il marketing package di cui vi parlerà estesamente Alessandra. Il marketing package che consiste in tutto quello che abbiamo visto finora, insomma, quindi il soggetto, la sceneggiatura, il preventivo, il piano finanziario, il promo, teaser, no? un libro con le fotografie, insomma ne parlerete insomma, su come confezionare questo package, però è quello che vi porterete appunto.
appunto ai mercati, no? Domani vi faccio vedere, ho portato anche dei cataloghi dai mercati, due pagine dedicate al progetto, alla fotografia, alla sinossi, insomma come viene strutturato, e a questo punto siete in condizioni di poterlo fare. Stiamo parlando del fondo media, che abbiamo detto è retroattivo. Intanto noi retroattivo per sceneggiatore e ricerche, basta. Per ricerca, ok. Quindi nel momento in cui io presento il budget sviluppo, il piano finanziario, quanti soldi ho speso? Che eventualmente perderò perché magari non vinco il meno possibile. Cioè, quindi credo io che sia l'unica domanda, l'unica risposta possibile a questo, sì, punto. Però, il meno per esempio, possibile. Perché poi si parlava del budget sviluppo, no? All'interno del quale ci sono i contratti, le cose, il concetto, il soggetto, il trattamento. Sì. Ah, scusa, un'altra cosa che media retroattivamente ti paga è anche i diritti. Quindi opzioni. L'opzione, per esempio, sì. Erano... è ovvio, perché senza quella non avresti ingaggiato la sceneggiatura, no? Sì, quindi l'opzione l'avrai spesa. L'opzione lo spesa, sceneggiatore l'avrai tenuto in sospeso, oppure se lo devi agganciare, insomma, gli avrai dato il meno possibile. Ok, no? Quindi anche in questo caso salto l'avvocato, perché se non gli faccio firmare niente, l'avvocato salta. Anche il dominio web. Però un contratto lo devi presentare a media, perché se no non te lo approvano. Ti serve l'opzione, il contratto. E quindi l'avvocato e quindi rientra. L'avvocato ci rientra. Cioè quello che ti chiede media, allora per essere eleggibile a media tu devi possedere almeno il 50% dei diritti sull'opera. Ogni opera, che sia il libro, che sia appunto lo sceneggiatore che scrive qualcosa, insomma, è un pacchetto di diritti, no? Questo lo sapete, insomma, porta con sé il diritto d'autore, è quantificabile, no? Tu devi poter dimostrare di essere in grado di produrre il film perché possiedi i diritti. Se tu non possiedi i diritti non puoi produrre il film. Quindi ci sono già vari contratti. C'è una serie di passaggi che tu devi poter dimostrare di aver fatto. Quindi in media ti chiede la catena dei diritti, the chain of rights. No? La catena dei diritti è quella che ti porta dal libro allo sceneggiatore alla produzione. Se tu hai scritto, te hai scritto un soggetto, no? Devi quantificarlo, devi fare un contratto di cessione da te autore a te società, se tu sei il produttore. Devi cedere i diritti dalla tua storia come autore a te come produttore, lo firmi come autore, lo firmi come produttore, ma devi cederti i diritti perché la società possa andare avanti, perché la società senza i diritti sul progetto non lo può sviluppare. Quindi questo, no, è fondamentale. Stiamo cercando tu... di capire quantitativamente, economicamente, sì, quanto dobbiamo spendere prima, sempre in questo ipotetico range, sì, di presentare una domanda a media, e quanto invece ci conviene farlo con i fondi o regionali o nazionali. Sicuramente farlo prima con i fondi regionali, dopodiché ci affianchi media. Una volta che hai i fondi regionali ti paghi i primi step, appunto, no? Li metti per media, media ti copre il restante, vai avanti in questo modo. Se il fondo regionale non ti chiede, sicuramente sono piccoli, no, perché step. Il fondo regionale ti permette anche di opzionare i diritti, quindi certo, ovviamente certo, ti conviene sicuramente andare a passi, insomma, prima il fondo regionale, poi per quello te l'ho messi anche in ordine, no? C'è il fondo regionale, poi quello regionale o nazionale, poi viene media, lo vai costruendo. Media, se hai già un fondo regionale o nazionale hai più probabilità di prenderlo, anche lì è competitivo, non è che è una cosa, media finanzia credo più o meno al 20% dei film che, cioè dei progetti che vengono presentati, credo, adesso, cioè è una competizione molto... Perché tutto è competitivo, devi essere forte, devi essere forte come progetto, come idea, come scrittura, come, cioè quanto più appunto li sviluppi, sei convinto, ci metti insomma di ingredienti in più, meglio competi in un mercato appunto o regionale o nazionale, internazionale, insomma.
Scusa, puoi passare il microfono di là? Sì. Ma ci può essere anche un'opzione, cioè comunque una concessione di diritti a titolo gratuito? O deve esserci comunque... Ci deve essere comunque un euro di pagamento. L'avvocato ti dirà che ci deve essere comunque un qualcosa di pagamento. Può essere un euro. Mm-hmm. Però, cioè, io che lo cedo a me stessa comunque devo pagare. Sì. Sì, li togli dalla tasca sinistra e li rimetti nella tasca destra, però è meglio che sia così, insomma. Ho sempre sentito avvocati dirti che può essere simbolico, però insomma ci deve essere la corresponsione di un emolumento, insomma. Va bene? Ok, quindi siamo alla preparazione del marketing package per andare ai mercati, E andiamo avanti, e di nuovo cappello verde, soldi e il piano finanziario di produzione, no? Abbiamo il budget, sappiamo che il film ci costerà 3 milioni di euro. Allora, abbiamo una nostra strategia, no? È un film che si svolge appunto a Napoli, sbarco alleato, no, non lo so, insomma, un qualche cosa, c'è un inglese che si perde in mezzo ai vicoli di Scampia, no, inglese pure peggio, un francese che è meglio, vero, non lo so, quello che è, insomma, vogliamo quindi... No, sta nascendo adesso, insomma, grande creatività, insomma... Decidiamo se è un film che vogliamo produrre, possiamo produrre solo nazionalmente. Domani faremo tutto un discorso sull'Europa, per cui io personalmente sono convinta che ormai il nostro mercato è un paese che è l'Europa, cioè ci dobbiamo guardare fuori per motivi economici, finanziari, ma anche per motivi culturali. Credo che sia una positiva, proficua e utile, insomma, una cooperazione con altri paesi europei. Adesso, se il vostro progetto è ovviamente sull'immigrante italiano che è andato in Australia, che torna a Napoli, l'Australia può essere, no, un partner di elezione. Abbiamo tanti contratti di coproduzione con altri paesi extraeuropei. Però nel piano finanziario dobbiamo già avere un'idea se abbiamo dei coproduttori, in che percentuale del budget potranno partecipare. E questo è dato sia dal numero di giorni di riprese che andremo a fare fuori, sia dagli attori, sia dalla storia stessa, dove si svolge, no? E molto spesso sono dettati proprio da motivi pratico-contingenti. Domani parleremo delle coproduzioni, che cosa giustifica una coproduzione, che vantaggi abbiamo e che svantaggi, cioè perché per forza andare... Sì, sicuramente con Alessandra andrete a fondo. Io domani vi posso parlare un po' più a fondo, insomma, adesso vi sto dando. Sì. Sì, che entrate più a fondo senz'altro. Il piano finanziario lo vedrete con Alessandra a fondo, domani possiamo già cominciare a vedere da che cosa è costituito, no? Però vi posso già anticipare adesso, il piano finanziario, insomma, è dato da fondi nazionali, fondi europei, coproduttori, preacquisti di diritti da parte di televisioni, da distribuzioni, da vendite estere, tutta una serie di cose che è inutile che vi prendete appunti, adesso ne parliamo domani con calma, no? Però appunto è da dove reperite i fondi per poter finanziare il budget, che è come poi li spenderete, no? Quindi a questo punto noi abbiamo un'idea del budget e abbiamo un'idea, no, di come vorremmo mettere insieme questo pacchetto, appunto, che è quello che ci consente di finanziare il budget. Andiamo ai mercati di coproduzione a questo punto, e qui sì, parliamo di Berlino, parliamo di Cannes, parliamo di luoghi dove andare a incontrare altri produttori con, no, il nostro progetto già piuttosto sviluppato. Siamo comunque a mesi dall'inizio di riprese, perché ci mancano i soldi ancora, no? Quindi non possiamo dire che cominciamo dopodomani, però insomma cominciamo ad andare ai mercati di coproduzione, e stiamo ricercando i partner di coproduzione, insomma. Allo stesso tempo però noi partecipiamo ai fondi nazionali o regionali, no? Se ci sono fondi appunto per la produzione, in Puglia avete i fondi della Film Commission, sono alcuni rapportati, no, all'Hospitality Fund, ai giorni in cui girate qui,
altri penso che abbiano invece un legame con la società di produzione perché è qui o perché appunto impiegate gente no, della regione. I bandi regionali molto spesso hanno una necessità di ricaduta sul territorio. Quindi ne parliamo in Italia, non so, in fondo la Regione Lazio ha un fondo automatico per il numero di giorni in cui girate lì, uguale Trentino, il Friuli Venezia Giulia, insomma sono rapportati alla ricaduta sul territorio in termini di spesa sul territorio. Altri come Bolzano hanno la necessità che si veda, cioè voi dovete girare una scena di montagna, andate a Bolzano, vi caricano di soldi perché si vedono le Alpi, no? Tutto. Infatti la quantità di film ambientati sulle Alpi ormai sta diventando, perché hanno un fondo enorme e lo spendono appunto su progetti che fanno vedere la loro regione, che fungono anche da attrattori per il turismo, senz'altro, da vetrina. In altri paesi, per esempio, le regioni tedesche, i Länder, puntano molto sull'utilizzazione dei servizi, la post-produzione, insomma loro hanno appunto molte facilities, diciamo, sul territorio che vogliono che vengano utilizzate. Quindi se appunto avete un contributo del fondo del, non so, Baden-Württemberg piuttosto che di, non so, un altro fondo tedesco, è perché andate a girare lì piuttosto che fate lì la post-produzione, oppure non so, il messaggio del suono, oppure c'è qualcosa di particolare che potete pagare lì. E molto spesso i fondi regionali funzionano a effetto moltiplicatore, cioè loro vi danno 100, però chiedono che ne spendiate 150. No? Quindi anche lì c'è da fare una serie di ragionamenti. La rendicontazione è esatta. Il budget totale che di 50 euro ti danno addirittura 20, però devi rendicontare 100. Assolutamente, sì. Esatto, però devi anche... Sì, e poi però devi rendicontarlo, quindi devi essere sicuro di riuscire, no? A non inciampare sui tuoi propri piedi, perché insomma può anche succedere, poi non riesci a farlo, devi addirittura restituire i soldi. No? Diventano cose... esatto. Quindi quanto più riesci a farlo in maniera corrispondente alla realtà delle cose, con dei partner affidabili, perché è soprattutto quello, l'affidabilità dei partner con cui, no, ti scegli di accompagnarti, è comunque un percorso lungo, insomma, quindi devi sapere con chi stai... Certo, la spesa. Soluzione in caso volessi parte la finanziaria deve essere per forza legata al numero di giornate. L'ho mandata proprio 2 giorni fa e devo girare 3 giorni, però c'è un mese di post produzione. È possibile su 3 giorni che fai 3 mesi, un mese di post produzione? Sì. Beh, un mese di post sul film intero ce l'hai, non su quei 3 giorni. 3 giorni. Perché con tutta la post produzione è per speciale. Certo. Sì, no, ma ogni film poi è un prototipo, è una cosa a sé, insomma non puoi fare discorsi generali, è ovvio, sì, certo. Certo. Va bene, per fortuna non c'è il microfono, lì non abbiamo sentito nulla, io non ripeto. Va bene. Ok, quindi siamo ai bandi, fondi nazionali e regionali e a questo punto possiamo andare a parlare appunto con le reti televisive, le nostre, abbiamo Rai Cinema, insomma non c'è un'enorme scelta per quanto riguarda il documentario, dipende dal tipo di documentario, andremo a parlare con Discovery Channel piuttosto che con Rai 3 o no, adesso appunto Rai 5, abbiamo diverse possibilità per poter coinvolgere i broadcaster nel finanziamento del film. Stiamo sempre raccogliendo fondi. E ai distributori. Adesso abbiamo avuto una chiacchierata preliminare, no? A suo tempo, adesso torniamo ad Andrea Occhipinti piuttosto che ne so, Lucky Red o De Paolis per la BIM o chi per essi. No, vabbè, adesso abbiamo un bel pacchetto, no? Abbiamo appunto il marketing e la presentazione, abbiamo preventivo, abbiamo tutto, abbiamo la sceneggiatura, la vuoi leggere e dire se ti interessa, no? Ti puoi appunto impegnare a seguirmi su questo progetto.
e trovare adesso un distributore che ti metta quello che noi chiamiamo un minimo garantito, no? Ci siete? Minimo garantito è come se fosse un'opzione, diciamo, no? Nell'altro senso, cioè il distributore che ti dice mi interessa il tuo film, mi impegno a distribuirlo, ti do un minimo, no? Che ti permette di cofinanziare, appunto di finanziare il tuo progetto, in previsione poi di portarlo avanti. La distribuzione? Assolutamente aleatoria, sì. Aleatorio, insomma, non c'è un fisso. In Italia devo dire finora, cioè adesso allo stato attuale, insomma, avere un minimo garantito da una distribuzione è una cosa rarissima. Sì, è molto raro. Sì. 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 Basta anche dire che come minimo garantito c'è una proiezione? No, ah, ecco. Un minimo garantito è un apporto economico? Finanziario. Sì, sì, sì. Sì, però è per esempio mi pagano una proiezione per... Quella è una lettera di interesse, una lettera di intenti, è una lettera, no, di impegno, se vuoi, che si impegna a farti almeno una proiezione. Io non la considererei moltissimo se mi venisse da parte di un distributore che è interessato al progetto e mi dice fai una proiezione. Cioè, diciamo, no, che è proporzionale all'interesse del distributore. Posso trovarmi direttamente l'esercente che mi permette. Esatto, e allora non è un minimo garantito di distribuzione. Ok. Un esercente che ti dice che ti fa una giornata o una proiezione a Taranto non mi garantisce che il film venga visto in Italia, tantomeno nel mondo. No, quindi per me che devo finanziarti la produzione come fondo nazionale, come chiunque, insomma, non è una garanzia che il film circoli. Se io voglio che il film circoli, ti chiedo che appunto ci sia un impegno da parte di un distributore quantomeno nazionale. No? Il distributore nazionale che ti mette un minimo garantito mette un apporto finanziario sul film. È difficile, al giorno d'oggi è molto difficile. Devi avere ovviamente un regista importante, un cast forte, insomma, perché sia la televisione che il distributore ti ci mettono dei soldi veri sul film. Però una lettera di impegno può avere un valore quando vai a fare una domanda a un fondo. No. Cioè, adesso è il distributore che sta investendo su di te, la situazione è al contrario, è come se tu fossi l'editore adesso, arriva il distributore e ti dice, magari fosse che lui che arriva, ti dice mi interessa il tuo film, ci metto 1.000 euro, no? Perché mi interessa poi una volta che l'hai finito distribuirlo in sala. Se poi il film, lui decide a film finito che non gli piace o che ti ha messo quei soldi, te l'ha messi, tu ci hai fatto il film. Ma sì. Che cosa rivendica con questi soldi il distributore? Solo l'esclusiva che poi può scegliere, certo, se distribuirlo o meno? Certo. Cioè non può fare niente, nel frattempo ti dà 5.000 euro, diciamo, 20.000 euro, 5.000 euro. Ma ti dà anche 100.000 euro, però ti dice questo film lo tieni per me, lo distribuisco io in Italia, sono in esclusiva, insomma non lo dai a nessun altro. Quindi in Italia, sì. Distributore nazionale. Distributore nazionale, ti sto dicendo qua, no? Sì, sì, sì. È anche vero, e domani, e in questo PowerPoint non l'ho messo, però domani vi dirò che è importante anche nella fase di sviluppo cominciare a parlare con i venditori esteri, no? I distributori internazionali, i cosiddetti sales agents. Il distributore nazionale è quello che te lo distribuisce in sala in Italia. Se tu il film lo stai coproducendo con un altro paese, se fai conto, vorrai chiedere un fondo, no, sovranazionale, quindi Eurimage, per coprodurlo con un altro paese europeo, ti chiederanno le vendite estere, un minimo garantito di qualcuno che ti dice te lo copro a livello mondiale. Quindi quello appunto è il tipo di percorso che stai facendo, no? Per ora è sui distributori nazionali. E per ritornare... Sì. Guarda, finiamo. Finiamo, facciamo un po' più velocemente, 5 minuti. Allora, sempre blu. Prima di passare al blu, ritorniamo un attimo indietro alle reti televisive, perché ovviamente lì c'è anche il diritto di antenna, se non sbaglio. Assolutamente. Che non ho seguito perché stavo intento a parlare
a dire le cazzate. Presentazione a rete televisive è per una compartecipazione della rete, la facciamo breve perché poi ne parleremo più avanti. Ah, okay, vabbè, quindi la partecipazione della rete che può assumere la veste di coproduzione del film o di acquisizione del diritto antenna, quindi teniamo presente queste due e o, no? Queste due possibilità con la rete televisiva, o entrano in coproduzione e o acquisiscono soltanto i diritti per il film per trasmetterlo sulle loro reti. Quindi ricerca di facilities, dicevamo, studi di post-produzione, missaggio, insomma quello che vi possono dare le diverse regioni, e le film commission in che modo vi possono aiutare. Alcune film commission vi possono dare una mano enorme per quanto riguarda i permessi, il traffico, chiudere le strade, togliere i cartelli, quello che vi può servire proprio di logistica sul territorio. Cominciate a cercarlo. Allora, scrive, quarta sceneggiatura, ok, quarta stesura. In Inghilterra, negli Stati Uniti, staremmo, aspetta, ti torno indietro, eccolo. Staremmo, no, probabilmente già all'ottava, la quindicesima stesura, insomma, scrivono, raffinano, mettono avanti. Anche perché ognuno di questi interlocutori con cui abbiamo parlato prima dice la sua, cioè il distributore che ti dice, no? Va in questa direzione, la rete televisiva che dice ho bisogno di questo, quindi la scrittura tiene anche conto, insomma, delle voci. Allora, siamo andati ai mercati, abbiamo trovato i coproduttori, abbiamo cominciato, no, ragionato, abbiamo fatto i nostri sondaggi, a questo punto chiudiamo gli accordi di coproduzione, abbiamo dei contratti, no? E quindi a questo punto avremo le risposte. Cominciamo ad avere le risposte dal bando fondi nazionali, televisioni, distributori. Prima abbiamo detto i contatti, insomma adesso vediamo un pochino come ci stanno rispondendo. Vi ho accennato a Eurimage, questo fondo di coproduzione sovranazionale, diciamo, perché copre appunto le coproduzioni fra diversi paesi, no? È un cosiddetto gap financing, quindi quando noi abbiamo coperto praticamente quasi tutto il budget e ci manca una quota del 17, 15, 12% che è il massimo che Eurimage ci può dare, facciamo la domanda. No? Diciamo che Eurimage è utile finanziariamente, ma è soprattutto un bollino di qualità che ci viene dato a livello europeo. Ta-ta-ta-ta. Abbiamo finito lo sviluppo, finita. I business angels? Beato te! No, esistono anche in termini, no, di product placement, di altre cose di cui parlerete con Maria Teresa, insomma, fra qualche giorno. I business angels sono delle figure che esistono sia come consulenti appunto allo sviluppo, alla produzione, insomma, sia come portavoce di gruppi industriali. Possono esserci queste persone, poi ognuno ha la capacità, la fortuna di trovarli, di conoscerli. Io penso, nel momento in cui hai il pacchetto, quello che abbiamo chiamato il marketing package, no? Hai il marketing package, hai il progetto, no? Con tutte le caratteristiche che gli appartengono, a quel punto puoi approcciare finanziatori come le televisioni, come i fondi, come i business angels, insomma chiunque, gli devi presentare il progetto, insomma. Assolutamente, assolutamente, sì, certamente. Sì. Bene. È solamente per coproduzioni europee? No, anche internazionali, poi ne parliamo. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, grazie. Ci vediamo tra un'ora.